Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento. Ci troviamo proprio accanto al piccolo refettorio, il primo refettorio di questo convento. Questo è il chiostro qui una volta possiamo immaginare che era pieno di fedeli, soprattutto nel primo periodo. Qui venne proprio assaltato dalle folle che volevano incontrare Padre Pio, parlare con lui, confessarsi con lui. Tanti erano i malati. Padre Pio spesso. La conosciamo tutti, la sua frase che diceva sempre: in ogni uomo c'è Gesù, ma nel malato c'è Gesù due volte. Proprio per questo c'era un prete, Don Pasquale Cantalupo, che era malato. Lui ha raccontato questa sua testimonianza a Padre Marcellino Iasenzaniro. Don Pasquale diceva a Padre Marcellino, mi parlava di un incontro importante che ebbe con Padre Pio. Lui si confessò e dopo la confessione, lui era malato, quindi il padre al termine della confessione lo confortò e poi lo congedò. Ma mentre si stava alzando, che stava andando via, Don Pasquale, giustamente, ma padre, la penitenza? Allora Padre Pio subito gli rispose, non ti basta quella che hai, ne vuoi un'altra? Riferendosi chiaramente alla sua malattia. Ma in questo grande amore per i sofferenti, Padre Pio accomuna anche tutti coloro che ai sofferenti, ai malati, prestano assistenza, prestano cura. Ad esempio, Maria Teresa Brevi, un'altra testimonianza che è stata raccolta da padre Marcellino Iasenzaniro nel suo libro Il Padre, Testimonianze, racconta che la mamma si era confessata da padre Pio, il quale al termine dell'accusa delle sue colpe le disse non ti do la penitenza perché tu l'hai già fatta. Lei disse, perché padre? Beh, i tuoi peccati ti sono rimessi perché da 23 anni tu hai un marito infermo sulla carrozzella, quindi tu hai fatto già un lungo cammino faticoso, ma sta serena, tu farai una morte tranquilla, serena. E proprio fu così. Maria Teresa racconta che la mamma ebbe un infarto, e lei racconta che ebbe un infarto nel pomeriggio, 15:30, e morì alle 20:30, quindi fu immediato, ecco, quella morte serena e tranquilla di cui parlava lo stesso padre Pio. Però la mamma, prima di morire, raccolse tutti i figli attorno al suo letto e disse, vogliatevi bene e vogliate bene anche ai due gemelli. Dice madre Maria Teresa, si trattava di due ragazzi che mamma, per il grande amore, erano figli della vicina, aveva tenuto in casa per circa 14 anni.